la seconda parte, che è una tavola rotonda in cui, oltre a me, ci saranno ovviamente i veri protagonisti che sono i converter. Per cui vi chiedo di accoglierli con un applauso. Abbiamo sì, Nicola Zancan di Gualapac, Niso Bartolucci delle officine di Mauro, e dovrebbero essere in collegamento dalla SIT di San Marino, Andrea Saporiti e Andrea Barbieri. Partiamo da Gualapac e c'è un breve contributo di presentazione dell'azienda. Ok, sì, possiamo mettere le slide. Grazie, ringrazio Acinga per l'invito. Mi fa piacere presentare la mia azienda Gualapac in questa sede. Quindi una brevissima introduzione su Gualapac. Come vedete da qui, Gualapac è una realtà che impiega circa 2.000 persone worldwide e sviluppa un fatturato di circa 270-280 milioni di euro. Siamo una realtà assolutamente integrata verticalmente, e quindi diciamo che andiamo a produrre dai film saldanti in polietilene e polipropilene fino a soluzioni con macchine di riempimento per i nostri clienti finali. E questo lo facciamo sfruttando un portafoglio di soluzioni di flexible packaging piuttosto ampio. E portafoglio che poi è anche quello che ci consente di essere leader a livello mondiale nelle soluzioni di pre-made pouches con cannucce. Ecco, a livello globale la nostra presenza si articola sostanzialmente tra Europa e le Americhe, quindi Nord America, Centro America e Sud America, con delle joint venture negli Stati Uniti, in Cina e in Australia. Ecco, come dicevo poco fa, l'offerta di Gualapac, la value proposition per i nostri clienti riguarda flessibile, riguarda buste, quindi sia unspouted che spouted, riguarda a maggior ragione oggi un'offerta in termini di prodotti sostenibili, tutte le componenti in plastica, quindi cannucce, tappi e le macchine, come dicevo prima, macchine di riempimento, proprio con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti ogni singola parte di questo sistema, oppure la soluzione completamente integrata, qualora il cliente lo preferisca. I nostri mercati di riferimento li vediamo rappresentati qua, andiamo dal baby food al beverage, passando per il caffè, tutto il settore dry, snack, farmaceutico, cosmetico e anche il pet food. Sustainability in action. Gualapac has defined its commitment to sustainability with four pillars of a circular journey. Share and believe. Share and believe is the ground upon which we build consensus around sustainability and share knowledge with everyone at Gualapac. Embrace change and recognize opportunity. We constantly monitor legislation around packaging and waste to provide up-to-date information to our clients in an ever-evolving scenario. Our participation in FPE, CFLEX, Recyclus and Recoup allows us indeed to be a part of these winds of change. Improve and grow. Gualapac teams internally elaborate the knowledge gained during phase two to make the right decisions in terms of sustainable innovation and product development, tailored to the success of each client in every geography. Listen and enable. The victory of our clients is a victory for Gualapac, and the result of an ongoing and collaborative dialogue. Keeping Gualapac at the forefront of an ever-challenging world to make our clients competitive is our final destination. Ok, ecco, questo che abbiamo visto nel video è l'approccio, il nostro approccio in generale sul tema sostenibilità. Approccio che poi si declina nello specifico in un portafoglio di prodotti sostenibili che vediamo rappresentato
in questa slide. Oggi Gualapak è molto concentrata sulla prima riga di questo portfolio, quindi sulla parte di prodotti riciclabili, quindi sia dal flexible packaging sia per soluzioni per tube laminate e anche nel nostro, diciamo, prodotto di punta in termini di riciclabilità, che è il Pouch 5. Perfetto. Successiva. Ecco il Pouch 5, che tra l'altro mi fa piacere condividere qui il fatto che abbia vinto proprio questa settimana il premio di Best Packaging 2021. È appunto un prodotto, una busta con tappo e cannuccia, completamente in monomateriale PP, che è stata proprio progettata per diciamo anche il suo fine vita, quindi per essere compatibili con tutte le attività di sorting e di riciclo nello stream del polipropilene. È disponibile anche, e questo è stato un po' il grosso challenge per noi, in soluzioni ad alta barriera e per applicazioni not filling e pastorizzazione. Allora, intanto che prepariamo anche il contributo di Officine di Mauro, ti chiedo allora, qua hai dato già un'idea, se vuoi aggiungere qualcosa proprio sul tema sostenibilità e priorità di sviluppo come visione aziendale. Ecco. Sì, beh, diciamo che nel video abbiamo visto l'approccio. Diciamo, quello che posso dire in più in termini di proprio dettagli di come decliniamo questo approccio, devo dire che siamo molto orientati dal fatto che perlomeno nel nostro portafoglio prodotti, il 60% del totale carbon footprint dei prodotti dipende dalle materie prime. Quindi siamo sì molto impegnati nel miglioramento e nell'efficientamento in termini di sostenibilità dei processi produttivi, però diciamo il focus principale è proprio sulle materie prime, per noi in termini di tipologia e in termini di quantità. Oltre a questo, abbiamo cercato anche di misurare quanto il nostro portafoglio possa diventare più sostenibile. Quindi abbiamo introdotto una metrica che ci dice quanto un certo prodotto possa, diciamo, evolvere da una specifica standard tradizionale verso una specifica sostenibile. E abbiamo fatto una bella scoperta, perché ci siamo accorti che più del 70% del fatturato associato a questi prodotti può essere oggetto di questa evoluzione sostenibile addirittura nel breve medio periodo. Quindi questa per noi è stata una bella notizia ed è, diciamo, il focus principale che Gualapak ha proprio in questo momento storico su questo tema. Ok, grazie Nicola. Passiamo a Officine di Mauro. Niso Bartolucci, a te la parola per la presentazione dell'azienda. Benissimo, grazie. Ecco, Di Mauro nasce 125 anni fa come una piccola impresa familiare e ancora oggi è un'azienda a carattere familiare. Siamo alla quarta generazione dalla nascita e stiamo anche formando la quinta generazione per condividere con loro i valori che hanno sempre portato avanti la nostra azienda. Ancora, ecco, questa è la quarta generazione che attualmente è al vertice. Noi siamo un piccolo gruppo costituito da tre società al momento, cioè lo stabilimento madre che è a Cava dei Tirreni in provincia di Salerno. Due anni fa abbiamo acquisito invece uno stabilimento flessografico nei pressi di Milano, che è la Alucard. È stata una bella sfida per noi, è stata la prima vera acquisizione che è andata molto bene. E poi abbiamo una società commerciale in Francia che cura l'export per Francia e Germania, perché si trova appunto al confine tra le due nazioni. Questo è più o meno un quadro delle nostre sedi. Abbiamo, oltre ai due stabilimenti di produzione, quindi a Cava e a Milano, abbiamo varie sedi logistiche distribuite un po' in Europa e una anche negli Stati Uniti, dove serviamo alcuni clienti che hanno iniziato a produrre lì. Ecco, ad oggi siamo 240 persone circa, con 65 milioni di fatturato,
Qui abbiamo inserito una fotografia di una pre-Covid gita che facciamo ogni anno con i dipendenti, per premiare anche quelli che lavorano da tanto tempo con noi, e che dà un po' un'idea della nostra impronta, che è molto, molto familiare, anche se ormai è industriale a tutti gli effetti. Questi sono una sintesi degli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi quasi 20 anni. E, diciamo, abbiamo investito moltissimo in un nuovo stabilimento a Cava, progettato e realizzato con le più moderne tecnologie, spinta automazione su molte delle fasi e macchinari all'avanguardia, allo stato dell'arte. Nel 2019 c'era il picco dell'acquisizione dell'Alucard. Ecco, questa è la nostra gamma prodotti. Noi siamo focalizzati principalmente sul mercato del food, però serviamo anche altri mercati. Nel food siamo specializzati nelle carni processate, nei formaggi freschi e nel confectionery. Serviamo anche una gamma di prodotti non food, che sono il home and personal care, il farmaceutico e prodotti per la cura della persona. Questa è la nostra presenza nel mondo. Noi abbiamo più o meno i 3/4 del fatturato sviluppato in Italia e 1/4 all'estero. E diciamo, i paesi più significativi per la nostra esportazione sono Germania, Polonia e Francia, e poi un pochino negli altri paesi europei e circa un 3% negli Stati Uniti. La visione di Di Mauro sulla sostenibilità. Sì, diciamo che noi negli ultimi anni abbiamo un po' allargato il nostro concetto, la nostra visione. Negli anni precedenti ci siamo focalizzati quasi esclusivamente sulla realizzazione di prodotti riciclabili, sulla spinta del Consiglio europeo, che aveva dato degli obiettivi molto sfidanti sulla produzione di imballaggi riciclabili. Abbiamo lavorato tantissimo, ci stavamo già lavorando, ma c'è stato un grossissimo sforzo in questa direzione. Però poi abbiamo allargato un po' la nostra visione, non solo all'aspetto diciamo del prodotto, ma anche un po' più in generale agli altri aspetti classici della sostenibilità, che sono quindi il sociale e l'economico. Diciamo per quanto riguarda l'ambiente, ovviamente c'è il discorso dei prodotti, ma anche sulla transizione energetica stiamo lavorando su quello. Abbiamo installato degli impianti di trigenerazione che ci hanno consentito di risparmiare 1200 tonnellate all'anno di CO2 emessa in atmosfera solo nell'impianto di Cava. Abbiamo fatto programmi di riduzione dei consumi di acqua e, insomma, gestione dei rifiuti ottimale, anche quelli industriali che prima venivano semplicemente smaltiti, ora vengono differenziati. I rifiuti industriali sono molto appetibili per le società di riciclo. Per quel che riguarda il sociale, noi, essendo un'azienda molto legata al territorio, abbiamo molte attività che, diciamo, legate appunto agli abitanti della zona. Collaboriamo con le scuole, siamo sponsor di un master all'Università di Salerno che si occupa proprio di imballaggi sostenibili. Abbiamo iniziato a fare anche formazione nelle scuole. Poi purtroppo con l'avvento del Covid abbiamo dovuto interrompere questa attività, che secondo me è fondamentale. Anche a livello economico, diciamo, noi abbiamo cercato di improntare la gestione in conformità con il nostro codice etico, dando anche obiettivi al management legati ai risultati sulla sostenibilità. Quindi abbiamo un po' ampliato il concetto. Grazie Nino. Allora, adesso scusate, mi alzo perché così li guardo sullo schermo. Ben arrivati Andrea Saporiti e Adriano Barbieri, anche a voi ben arrivati, e non so se hanno già anche loro un contributo. Lascio a voi la parola per la presentazione di SIT. SIT è un player dell'imballaggio flessibile specializzato nel food,
L'azienda è stata fondata alla fine degli anni 60 ed è tuttora un'azienda familiare, a trazione principalmente femminile, come vedete nella foto in mezzo, in basso, in cui sono ritratte Simona Michelotti e Nini Rossini, rispettivamente l'imprenditrice e la figlia, che al momento è il nostro presidente del gruppo. È un'azienda che sviluppa un fatturato di circa 170 milioni di anni. Di 170 milioni di euro, sviluppata su quattro aziende produttive che hanno la possibilità di stampare con quattro differenti tecnologie, e dopo vediamo quali. Un trend di fatturato di circa l'8% anno su anno negli ultimi 15 anni, dal 2010 al 2018 sviluppato in crescita organica. Tra il 2018 e il 2019, attraverso anche un'acquisizione di ACM SPA, un'azienda nel Cremasco. I settori principali sono quelli che vedete nella slide, quindi c'è una grande focalizzazione su bakery e su chocolate, che insieme fanno oltre il 60% dei nostri prodotti venduti. Altri segmenti sono la parte di snack, la parte di affettati e la parte del diet. Abbiamo un fatturato di circa il 50% in Italia e del resto per cento nell'Europa, principalmente continentale. Appunto, come dicevamo prima, ci sono quattro stabilimenti produttivi: San Marino, che dove nasce tutto, solo roto, quindi solo tecnologia rotocalco. Pesaro, che deriva dall'acquisizione dell'ex MIPA nel 2006. E ad oggi è uno stabilimento misto, quindi abbiamo quattro macchine autocarico e due macchine flexografiche. Padova, che deriva da un'altra acquisizione nel 2005 di Sareplast, quindi ad oggi è uno stabilimento solo flessografico. E l'ultima arrivata, come accennavo prima, è ACM, che è sita in Crema, che ha tecnologie UV LED e digitale, con una macchina HP Indigo. Sviluppiamo una capacità produttiva di oltre 600 milioni di metri quadri l'anno sulla parte rotocalco e più di 200 milioni di metri quadri sulla parte flexografica. Questo è il nostro parco asset, quindi 9 macchine rotocalco, 5 macchine flexografiche, 4 macchine UV LED e una macchina digitale HP, 10 macchine per laminazione, sia solvente che solventless, 27 macchine di taglio e 3 macchine per fare doypack e 3 saldature, 4 buste e 3 saldature. Abbiamo verticalizzato una parte della nostra incisione di matrice di stampa, quindi a San Marino facciamo circa 16.000 cilindri l'anno per gli stabilimenti di San Marino e di Pesaro. Crema, quindi ACM, ha un impianto interno di produzione delle lastre, dei cliché di stampa per la stampa flessografica UV. Inoltre abbiamo tre laser che possono tagliare sia in direzione macchina che cross web, quindi sia per fornire funzionalità come l'easy opening, micro perforazione e applicazioni finestra. Questi sono un esempio. Inoltre, quest'anno, all'inizio di quest'anno, abbiamo deciso di investire nella costruzione di un Innovation Center, che sarà uno stabilimento dedicato a tutto quello che sarà il nuovo. È uno stabilimento di circa 3.500 metri quadri, in cui inseriremo macchine industriali. Quindi, come vedete, una rotocalco, due macchine per la laminazione, una solvente e una solventless, una macchina di taglio e anche macchine di confezionamento, un laboratorio dedicato all'innovazione, una stanza al controllo di umidità e temperatura e chiaramente uffici per le persone che appunto lavoreranno all'interno di Innovation Center e stanze chiaramente sale per i clienti. Questo è un po' l'overview del gruppo. Bene, allora chiedo anche a voi, dopo la vostra presentazione, di darci un attimo qual è
la parte più strategica per voi legata alla sostenibilità? Qual è un po' la visione aziendale? Quali sono le strategie che state adottando? Allora, partirei velocemente da tutto quello che riguarda il prodotto e quindi l'innovazione che va verso una sostenibilità. Abbiamo appena visto l'Innovation Center, che è un chiaro segnale di come vogliamo approcciare questo tipo di cambiamento. Quindi è un cambiamento che riguarda prodotti sempre più pensati per la riciclabilità. I due stream principali che abbiamo oggi sono la carta e la plastica monomateriale, sia in polipropilene che politene. Chiaramente entrambi questi stream si portano dietro degli impatti sulle tecnologie di converting, che poi dopo il mio collega Adriano Barbieri spiegherà. In più, rispetto a quello che hanno detto già i miei colleghi, posso dire che 3 anni fa abbiamo deciso di investire anche in un software di life cycle assessment per valutare l'impatto delle strutture di prodotto che noi progettiamo e sviluppiamo e forniamo ai nostri clienti a 360 gradi attraverso un sistema analitico che quindi possa dare delle evidenze numeriche. Questo software, queste evidenze le utilizziamo sia nella fase di progettazione che nella fase anche di dare maggiore consapevolezza ai nostri clienti quando vogliono intraprendere una strada rispetto ad un'altra. In generale, oltre a tutto quello che si sta facendo in termini di prodotto, SIT è un'azienda focalizzata, oltre che su appunto l'innovazione, come dicevamo prima, sull'eccellenza operativa. E quindi diamo moltissima enfasi al continuo miglioramento e al controllo di processo, che poi si traduce in progetti di riduzione di scarti, di aumento della produttività, della diminuzione dei consumi energetici e nel miglioramento degli nostri standard qualitativi. Tutto questo è possibile anche a una grande predisposizione che ha SIT, che è quella dell'investimento. L'investimento nelle tecnologie. Sentivo prima il collega Di Mauro parlare di investimenti, nella presentazione l'abbiamo riportato, ma SIT ha investito negli ultimi 3 anni oltre 70 milioni di euro di investimenti, la maggior parte dei quali sono stati appunto destinati alla crescita organica e allo sviluppo tecnologico, e una parte nell'acquisizione di ACM, come dicevamo prima. Nei prossimi 3 anni prevediamo, quindi abbiamo progetti che ci porteranno a investire oltre 40 milioni di euro. Inoltre, una seconda iniziativa fondamentale che abbiamo già da diversi anni, su cui stiamo continuando a lavorare, è lo sviluppo di modelli di supply chain avanzata, e qui sia a valle, quindi con i nostri clienti, che a monte con i nostri fornitori, per cercare di ottimizzare gli ordini, ottimizzare le campagne produttive e di minimizzare l'obsolescenza dei materiali e quindi scarti dei nostri fornitori, nostri o dei nostri clienti. Inoltre, avendo 4 tecnologie a disposizione, cerchiamo di, in base alla grandezza degli SKU dei nostri clienti, di utilizzare le tecnologie più appropriate al fine di minimizzare l'impatto di sostenibilità. Inoltre abbiamo sugli stabilimenti di San Marino e di Pesaro impianti di recupero solvente di cui monitoriamo continuamente l'efficienza e investiamo in termini tecnologici per aumentarne l'efficienza. Stiamo valutando di installare impianti di trigenerazione su tutti gli stabilimenti del gruppo. E in ultimo, non meno importante, soprattutto in questo momento, sono tutti i progetti legati alla graphic chain optimization e quindi nel cercare di ottimizzare e minimizzare i cilindri, quindi le matrici di stampa da incidere per i nostri clienti, al fine di appunto limitare il consumo di metalli come il rame, il cromo, di cui oggi insomma c'è poca disponibilità e quindi anche prezzi molto elevati. Ok, grazie. Allora,
Non dimentichiamo però che qua siamo, diciamo, nella casa della rotocalco, cioè oggi il tema è legato comunque alla tecnologia rotocalco, quindi pongo la stessa domanda a tutte e tre, vado in ordine come prima, che è solo un ordine alfabetico. Quindi diciamo, qual è l'aiuto che chiedete o potete pensare che vi possa venire da chi fornisce tecnologie e soprattutto la tecnologia rotocalco di cui, come abbiamo visto, voi siete grandi utilizzatori perché di impianti ne avete tanti. Parto da Nicola solo però. Ho Sì, certo. l'ordine alfabetico. Un'occasione più unica che rara, devo dire, da questo punto di vista. Beh, riparto nel ragionamento, parlando appunto di rotocalco, o comunque almeno nel nostro caso, prevalentemente di processi solvent-based, parto dal prodotto che vi ho mostrato prima, che diciamo che è il primo di una lunga serie, quindi il nostro pouch file base polipropilene. Questo per noi ha posto fondamentalmente un paio di sfide abbastanza importanti, utilizzando le nostre tecnologie, quindi anche il rotocalco, perché, come capite, ci siamo trovati a non stampare più su un poliestere, quindi su un supporto relativamente rigido, e non avere più l'alluminio, e quindi dover gestire un materiale, polipropilene in questo caso, o polietilene negli altri casi, che sono materiali più elastici. Quindi diciamo che da questo punto di vista abbiamo insomma, dovuto ritrovare delle condizioni, a volte anche perdendo qualcosina in efficienza, per poter gestire correttamente gli allungamenti poi di questi materiali, non solo in fase di stampa, ma poi anche in tutti gli altri step del processo produttivo. L'altro aspetto su cui ci siamo molto concentrati in quest'ultimo anno, sempre legato al tipo di specifiche che ci siamo trovati a trasformare, è legato poi anche alle caratteristiche di fragilità delle barriere all'ossigeno, nel nostro caso molto importante, che sono depositate ancora su supporti plastici questa volta, e quindi la necessità di avere una risintonizzazione dei processi produttivi in un'ottica di maggiore delicatezza nel gestire questi materiali. La conclusione qual è stata? Che gioco forza, le finestre operative dei nostri processi produttivi sono ristrette, e quindi diciamo che quello che è l'occasione che rivolgo a tutti i partner presenti e potenzialmente futuri, di considerare questi aspetti, perché sono aspetti su cui noi oggi stiamo lavorando, stiamo avendo qualche difficoltà che riusciamo a superare, però sicuramente tutte le soluzioni che ci verranno incontro in quest'ottica per noi sono sicuramente benvenute. Ok, grazie Nicola. Miso, prova a raccontare a chi costruisce macchine a rotocalco quali sono i vantaggi, però, in Sì, termini di no, sostenibilità. in effetti tutto quello che diceva Nicola è sacrosanto perché con i nuovi materiali ci siamo trovati ad affrontare delle sfide appunto di macchinabilità, di utilizzo, cioè prima stampare sul polietilene in rotocalco era, diciamo, non dico una chimera, ma quasi. Adesso invece con questi nuovi materiali e con le macchine performanti che i nostri amici costruttori forniscono si riesce a fare. In più vorrei dire che, diciamo, la rotocalco tecnicamente come struttura è una tecnica di stampa abbastanza, tra molte virgolette, semplice rispetto ad altre tecnologie come la offset o la flessografia. Che significa questo? Che il processo è un po' più facilmente imbrigliabile entro certi parametri. Questo discorso qui ci ha consentito, mettendo a punto tutta la catena del processo produttivo, di imbrigliare in parametri industrialmente sostenibili, tra virgolette, il processo. E abbiamo potuto, con questa premessa, mettere a punto dei sistemi di gestione del colore e delle matrici di stampa, eccetera, che ci hanno consentito quasi di azzerare la messa a punto colore, che era prima una delle principali fonti di scarto e di tempi di allungamento dei tempi di avviamento. Chiaramente questo significa minori quantità di materiale di scarto, minore energia consumata nel processo di avviamento degli impianti,
Unito a questo abbiamo anche messo a punto il processo di verifica iniziale dei cilindri con il tiraprove, la prova cilindri, che con le altre tecnologie non è così facile e a volte non è neanche possibile. E noi invece con questo discorso possiamo addirittura proporre ai nostri clienti il foglio di macchina che sarà esattamente quello che avranno poi dalla produzione vera, quindi possiamo fargli approvare il lavoro a distanza e questo tutti i colleghi stampatori sanno che quando viene un cliente sempre benvenuto che ci dà il lavoro, però quando viene a fare un'approvazione, se non si parte con il materiale perfettamente a punto, prima, quando io ho iniziato a lavorare nella rotocalco, se ne passavano le giornate intere. Adesso invece si montano i cilindri, si mettono a punto le ricette, gli inchiostri testati già al tiraprova e si parte. Questo è un enorme vantaggio che, diciamo, la rotocalco come tecnologia in sé sicuramente ci ha portato. Ok, grazie Niso. Adesso agli amici di Sita, anche a loro, diciamo com'è che la tecnologia rotocalco vi supporta sia in quella che è la sostenibilità del processo, sia in quello che è la sostenibilità del prodotto. Sì, mi ricollego all'incipit di Nicola, che è un'occasione più unica che rara, per dire una prima cosa che si lega anche alla scelta di SIT di investire in un Innovation Center, per il fatto che noi vediamo che nell'ultimo periodo, con un'accelerazione continua, le soluzioni e ciò che passa, io mi occupo di produzione da sempre, attraverso le macchine è in continuo cambiamento. Oggi, più che mai, anzi lo ritengo assolutamente indispensabile, i vari attori della catena, fornitori di materie prime, di chimici, costruttori di macchine, apparecchiature, converter, clienti, non possono più, come si vedeva qualche anno fa in realtà, giocare ognuno sul proprio campo. Non c'è alternativa se si vuole andare verso una sostenibilità sostenibile, intesa dal punto di vista industriale, mettersi attorno a un tavolo per trovare le soluzioni che vanno bene guardando il problema in maniera più olistica, più integrata lungo tutta la catena. Questo poi si traduce in realtà in cose concrete. Adesso io ho portato alcuni esempi del mondo di ogni giorno. Sicuramente c'è il fatto che la rotocalco non è così adatta oggi, rispetto magari ad altre tecnologie per la gestione di i nuovi materiali, che lato polipropilene sono sempre più sottili. Ormai siamo scesi a spessori inimmaginabili fino a qualche anno fa. Girano i politeni, perché tanto il monomateriale va in quella direzione, quindi materiali sensibili alla temperatura, sensibili al tiro, quindi sicuramente la macchina rotocalco rispetto ad altre macchine, insomma, è una macchina critica da questo punto di vista, e poi c'è la carta, che non è più la carta di 30 anni fa, che tanto era il solito 80 grammi, adesso girano carte da 40 grammi o anche sotto di spessore. Per dire che la rotocalco si sta trasformando, quindi il focus dei costruttori di tutto quello che è l'ambiente rotocalco, in termini di conduzione nastro, avvolgimento dei materiali, gestione delle temperature, è un aspetto assolutamente fondamentale da considerare per il prossimo futuro, per avere macchine sempre più delicate, se volete, nella gestione di materiali complessi. L'altro aspetto è relativo ai chimici. Oggi la varietà di chimici che gira è molto più ampia. Inchiostri con diversi diluenti, girano molti prodotti base acqua. Si stanno introducendo dei coating per avere barriere. Quindi anche la disponibilità dell'autocalco di diverse tipologie di inchiostrazione, di spalmatura, qui mi rivolgo anche a chi fa cilindri, quindi no? Lineature più idonee per o sistemi di incisione per
chimici di diversa natura che magari richiedono grammature molto basse o grammature molto alte, è un altro fattore oggi di grande cambiamento rispetto al solito cilindro o alla solita bacinella per le rotocalco. Questo vale anche per gli adesivi. Con la carta sono tornati di moda adesivi solventless per la carta, l'accoppiamento a umido, e poi c'è l'adesivo barriera. Quindi anche sul tema accoppiamento, per chi ha le rotocalco con l'accoppiamento in linea, insomma, è un altro fattore importante. Per quel che riguarda il processo, sono state dette già diverse cose, ne volevo dire due. Noi come SIT abbiamo l'incisoria interna, quindi c'è il tema sicuramente del processo galvanico, in particolare del cromo, tema sul quale molti stanno lavorando, vediamo che cosa succederà. Sicuramente dal punto di vista ambientale è un fattore di rischio che insomma va tenuto presente. L'altra cosa che volevo dire è, per chi costruisce le rotocalco e le apparecchiature, quella che per me è l'ossessione, la riduzione degli scarti. Forse, come diceva anche Nicola, quando hai un prodotto per il quale comunque l'impatto di costo della materia prima supera il 50%, l'attenzione di chi costruisce impianti per la riduzione maniacale degli scarti, anche di piccole quantità che però si ripetono spesso, è determinante, molto più che la prestazione in sé, la velocità e la performance in quanto tale della macchina, perché poi oggi con materiali così delicati, che in alcuni casi sono anche costosi perché sono particolari, è un fattore determinante. Perfetto. Grazie ai nostri tre interlocutori, anzi quattro, scusate. Io direi di cogliere solo un punto di tutto questo, spero che sia stato chiaro. È stato definito la riduzione delle finestre operative, nuovi materiali, nuove condizioni, quindi gli spunti per chi si occupa di tecnologia rotocalco ci sono, di come bisognerà procedere per il futuro, sempre in un ambito di collaborazione di filiera. Grazie.